Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Torna l'allarme lupi nel VCO, in particolare in Val Vigezzo. La situazione è fuori controllo e non potrà che comportare l'estinzione dell'allevamento tipico dell'arco alpino, con la conseguente perdita di prodotti tipici realizzati in pascoli liberi. La denuncia arriva da Davide Barbazza, sindaco di Malesco. I lupi sono sempre più vicini ai centri abitati, con un forte aumento di segnalazioni, e Barbazza ha scritto al Ministero dell'Ambiente e alla provincia. Gli allevatori sono già martoriati da situazioni difficili, di crisi e incertezza economica, scrive il primo cittadino, e non bastano più tavoli di lavoro e monitoraggi, né tantomeno proposte di indennità economica che ad oggi sono state pressoché minime o addirittura inesistenti. Sono invece necessarie azioni mirate che pongano fine ai frequenti attacchi e carneficine. Cede il manto stradale, chiusa via Rimembranze a Malnate. Una voragine che si è creata sull'asfalto ha causato questa mattina la chiusura dell'importante strada. Il buco è profondo e si è intervenuti subito perché il passaggio dei veicoli avrebbe potuto provocare il collasso di una più ampia porzione di manto stradale. I lavori per permettere la riparazione del sedime danneggiato dal cedimento dell'asfalto andranno avanti indicativamente fino al primo pomeriggio. Inoltre, martedì, dalle 8:30 alle 18, sempre via Rimembranze, sarà chiusa nuovamente per permettere alla società di effettuare la videoispezione della condotta fognaria. Rapina in un'agenzia di viaggi, nuovi guai per l'evaso dal carcere varesino dei Mioni. Dopo l'evasione è tornato in carcere, questa volta a Opera, ma per Roberto Nardello, protagonista con Anthony Ragona della clamorosa fuga dalla casa circondariale di Varese il giorno di San Valentino, i guai giudiziari non sono finiti. Davanti al GUP del Tribunale di Varese, infatti, si è aperta l'udienza preliminare del processo per la rapina di 7 anni fa in un'agenzia di viaggi di Lavena Ponte Tresa. Colpo messo a segno, secondo la ricostruzione della Procura di Varese che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, proprio da Nardello, con un complice che non è mai stato identificato. Al cinquantenne di Alcisate, invece, le indagini dei carabinieri sono arrivate grazie alle impronte digitali trovate sul luogo della rapina, reperti inviati ai RIS di Parma che sono risaliti a Nardello. La vicenda risale al 27 maggio del 2015. Maggiori dettagli sono disponibili su prealpina.it. Ora la politica. Oggi a Varese, congresso cittadino di Azione. Carlo Maria Coletto, candidato unico alla segreteria cittadina. Sentiamo due passaggi del discorso del coordinatore provinciale Maurizio Marino. Il gruppo è stato aperto, fondato a giugno del 2020. Eravamo in 5, lo ricordo perfettamente perché facevo parte di questo piccolo gruppo e ricordo appunto che insieme con Carlo Alberto e a Giancarlo Pignone, che purtroppo ci ha lasciato ormai da più di un anno, abbiamo fatto questo passo. Abbiamo deciso di creare azione anche qui a Varese per cercare di costruire qualcosa di diverso. Un percorso difficilissimo, e se ci pensate, in realtà, anche con orgoglio, lo dico, nel giro di pochi mesi, da 5 persone siamo riusciti ad arrivare a quasi una cinquantina di persone. Sempre questa mattina a Varese, alle Ville Ponti, cerimonia di consegna dei premi agli studenti in occasione del 25 aprile. Vediamo il servizio di Paolo Grosso con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Uno zainetto in più sulle spalle. Così questa mattina alle Ville Ponti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha presentato ai bambini di terza, quarta e quinta elementare delle scuole cittadine di Lozza il premio 25 aprile 1945, istituito dal comune nel 1947. Un premio non per le bambine e i bambini più bravi, ha detto il sindaco, ma per quelle che nelle loro classi si sono distinti per l'aiuto che hanno dato ai compagni e per l'attenzione nei loro confronti. Lo zainetto in più è quindi la responsabilità che gli 85 premiati avranno ancora di più da oggi nel farsi testimoni dei principi democratici della Costituzione e nell'applicarli con gesti concreti nella vita quotidiana. Alla cerimonia, in una sala napoleonica strapiena, ha partecipato anche il nuovo prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Alle bambine e ai bambini premiati è andato anche il romanzo a fumetti realizzato dagli studenti del liceo artistico Frattini sulla vita di Calogero Marrone, che dall'ufficio anagrafe del comune di Varese aiutò a fuggire moltissimi ebrei oppositori del fascismo e morì a Dachau nel 1945. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo una buona giornata.